serie bwin, tutti i colori della passione. Giornata numero 21, campionato bwin, la prima dell'anno 2012, l'ultima di andata, giorno di Befana, di carbone per la Samp, di contestazione da parte dei suoi tifosi. 2 minuti fuori dallo stadio per chiedere la svolta, la vuole anche Iachini, che rinuncia all'inizio a Pozzi e Piovaccari per lanciare uno dei 3 nuovi acquisti, Juan Antonio al fianco di Bertani. Maran recupera Curtice sulle fasce, Nadarevic e Zecchin non in perfette condizioni, Martinetti, Samp che non vince dal 1° di novembre, Varese che sogna l'ingresso dei playoff, fischia il signor Candusio di Cervignano. Comincia subito il Varese in avanti, siamo al 5° minuto, pallone buono per Zecchin, stop al volo, poi col sinistro, prova la conclusione, pallone fuori, controllato da Romero, subito quindi il Varese in avanti, indicazioni di Maran, ancora il Varese che ci prova con Neto Pereira, pallone buono per il bosniaco che rientra col sinistro, fa tutto con un piede solo, supera Costa, poi prova col sinistro, facile per Romero che blocca. Passa ancora 1 minuto, ancora una volta Neto Pereira, il brasiliano che ubriaca Costa, lo fa sedere. Poi però non si sente tirare, pallone nel mezzo, quasi un rigore in movimento per Zecchin col destro, pallone alto, c'è solo il Varese in campo, Samp che comincia ad essere fischiato dal proprio pubblico, pubblico che si lamenta e Zecchin che però spreca davvero una grande occasione. Poi ancora lo schema, Zecchin per Terlizzi, di sinistra al volo, pallone alto, se lo perde Rossini, qui Jonathan Rossini, ci ha provato però Terlizzi. Siamo al minuto 23 adesso, Kurtic, pallone buono per Pereira che rimane lì ancora, poi con i piedi riesce Romero a dire di no. Minuto 44, Martinetti col sinistro, grande occasione, pallone fuori, finisce così il primo tempo, finisce tra i fischi della Samp, si ricomincia con Pozzi dentro al posto di Juan Antonio e un'altra Samp che ci prova subito, 1° minuto, angolo di Palombo, testa di Bertani all'indietro, arriva a Bentivoglio col destro, tiro da dimenticare, però la Samp che almeno si fa avanti. Passano altri minuti, siamo al 12°, ancora angolo di Palombo, pallone nel mezzo per Bertani che non riesce a colpire benissimo, Bressan fa suo il pallone, grande occasione questa per la Samp al 12°, la rivediamo ancora, angolo di Palombo, Bressan che blocca il pallone di Bertani. 21° minuto, errore di Corti, ne approfitta Padalino, si invola verso la porta, vede Bertani, ottimo lo stop col destro, ancora con lo stesso piede, prova a sorprendere Bressan, parata plastica a terra, nessun pericolo per il Varese che prende coraggio e ci prova ancora una volta con il bosniaco Nadarevic col sinistro, controllato da Romero. 39°, passano minuti, la Samp ci riprova ancora dalla sinistra con Bertani, numero, va via, serie di finte, pallone nel mezzo per Pozzi, ma Bressan capisce tutto e blocca il pallone. Al 40°, azione personale, indicazioni a parte di Iachini, con Grillo fa tutto da solo, area di rigore, prova col sinistro, facile per Romero che blocca ancora il pallone. Minuto 43, ancora Coman, pallone nel mezzo per Bertani che non riesce a colpire bene col destro, questa è una grande occasione, Bertani che riesce a anticipare Terlizzi ma non colpisce bene, pallone fuori, 4 minuti di recupero, siamo al 90°, pallone buono per Carrozza, d'esperienza a sua volta, mette giù il pallone col destro, pallone per Damonte, calcio di rigore in movimento, palla in rete, colpaccio del Varese con Damonte che va a esultare sotto la curva dei suoi tifosi, grande lavoro qui di Carrozza, grande anche però Damonte che riesce a superare Romero. Poi siamo al minuto 92, perde la testa la Samp, perde la testa Coman, fallaccio su Grillo, rosso diretto, poi c'è il fischio di Candusio, finisce così con la Samp in 10, la Samp battuta, Samp fischiata e insultata, colpo meritato del Varese, dramma Samp che ora si allontana sempre di più dal sogno Serie A.